Pavese sarebbe morto di lì a 3 anni, suicida nel 1950, e naturalmente non ha avuto tempo e modo di vedere quel grande libro che sarebbe venuto 7 anni più tardi e che è Il Barone Rampante, dove c'è tutta la flora e la fauna, tutti i regni animale, vegetale e minerale di un intero paesaggio scosceso sul mare, che è sempre quello dove poi la patella andrà ad attaccarsi. Però a questo punto io vorrei con una premessa che arrivassimo ad attaccare invece la seconda canzone di questo repertorio, che va fatta una premessa, anche questa canzone del 1958, anche questa canzone l'ha musicata Sergio Liberovici. Si chiama Canzone Triste. E viene da un racconto molto breve che si intitola L'avventura di due sposi. Un raccontino di 4 pagine, sembra una cosa da niente. E sta in un librone che Calvino pubblica a 35 anni, sempre in quel 1958, che si intitola semplicemente I racconti. Se uno scrittore intitola un libro semplicemente I racconti, vuol dire che è già qualcuno, vuol dire che ha già una personalità, vuol dire che non si deve spendere parole di fantasia per presentarsi, che ha una carriera alle spalle, che ha già scritto abbastanza, infatti aveva scritto 5 o 6 libri a quell'epoca, e quindi poteva presentare in un omnibus, come si diceva all'epoca, di 500 pagine, tutta la sua produzione, per dirla volgarmente, breve, brevissima, medio-lunga. Nei racconti c'è una serie che si intitola Gli amori difficili e io qui volevo arrivare al fatto che la leggerezza Calvino la voleva bilanciare. È vero che scrive un libro intitolato, anzi lo costruisce, la costruzione di uno scrittore, un libro intitolato semplicemente I racconti. I titoli importanti sono quelli che stanno dentro, sono i titoli interni, sono i titoli delle sue ripartizioni e Calvino lì ossessivamente, continua con ostinazione, anche con un po' di sbruffonaggine, usa sempre l'aggettivo difficile, gli idilli difficili, le memorie difficili, gli amori difficili, da cui viene anche l'avventura di due sposi, la vita difficile, che sono 3 racconti medio-lunghi, straordinari. La speculazione edilizia, la formica argentina e la nuvola di smog che rappresentano dei vertici del nostro secondo Novecento, racconti che potremmo rileggere anche oggi, in tempi in cui si parla di ecocritica, di antropocene con grande profitto. Quello che invece ascoltiamo è, ascoltiamo di fatto questo racconto che è L'avventura di due sposi. La grazia e la malinconia, la puntura di malinconia, questo punteruolo con cui Calvino ci descrive una situazione semplicissima. Due operai, marito e moglie, Calvino da militante del Partito Comunista, dal quale è uscito dopo l'invasione, anche lì, Unione Sovietica che invade l'Ungheria nel 1956. Calvino ci pensa e ci ripensa, fa una battaglia nel partito affinché questa cosa, questa invasione venga condannata, non ci riesce, se ne va l'anno dopo. Calvino, dicevo, è stato uno degli scrittori, forse lo scrittore che si è occupato di più degli operai in maniera concreta. Reportage dalle fabbriche, reportage sugli scioperi, li sapeva raccontare gli operai, li conosceva davvero, non era un intellettuale distaccato dalla folla, distaccato dalla gente, sapeva di che cosa parlava quando parlava del lavoro. In questo è simile a un altro grande del Novecento, cioè Primo Levi, suo fratello quasi gemello separato. E racconta Calvino nell'avventura di due sposi questa situazione semplicissima di due operai, marito e moglie, che hanno i turni uno attaccato all'altro, uno alternato all'altro. Il marito fa il turno di notte, rientra la mattina e quando lui rientra la moglie deve andare al lavoro perché ha il turno successivo.
canzone triste, Italo Calvino, parole, Sergio Liberovici, musica, Cantacronache, 1958, Porghelina Alioto, voce, Vito Palazzo, voce e chitarra.